Fatto in casa in maniera analogica e con pronuncia sbiascicante. C'era una volta, e par ci sia ancora, una nave, un piccolo naviglio in quarantena, imposto da un porto chiaramente chiuso. Il mozzo era molto teso. Il comandante se ne accorse e gli chiese che cosa lo turbava. Il giovane, che era un mozzo stagista, rispose: «Voglio una donna. Voglio una donna, voglio scendere, voglio uscire», rispose il comandante. «E se fossi contagioso, non ti sentiresti in colpa nel caso infettassi qualcuna che non può reggere la malattia?» «No, la mia fidanzata regge tutto, e comunque questo virus, dai, l'hanno inventato. Dai! E chi ci crede? Chi ci crede che il paziente zero sia un cuoco cinese che ha avuto un rapporto sessuale con un pipistrello gay al servizio dei servizi segreti russi che erano d'accordo con quelli americani per far fuori l'Europa che tanto poi non c'è? Dai, io la Madonna, voglio una donna! Io voglio una donna! E se non fosse così, se non fosse così, sarebbe così lo stesso, sarebbe. Io mi sento privato della mia libertà. Io voglio una donna. Mi hanno privato di qualcuno, mi hanno privato di qualcosa. Oh, mi hanno privato. E t'han privato. E tu privati di qualcosa di più ancora. Prego? Se ti fai privare di qualcosa senza rispondere adeguatamente, dopo, quando la quarantena sarà finita, perderai. No, scusi, per vincere dopo devo togliermi altra roba io da solo? Ma certo! Io in una quarantena tanti anni fa l'ho fatto. E come? Allora, incominciai a rispondere alle imposizioni venute dall'alto disobbedendo, come imponendo a me stesso in posizioni molto più severe, incominciai a ragionare in senso inverso. Allora, primo, smisi di lamentarmi perché incominciai a pensare a quelli a cui la società aveva tolto molto più di me per molti più giorni della loro miserabile vita. Secondo, allora, mi avete chiuso i bar? Bene, e io smetto di fumare. Beh, elimina l'ozio, tutti i pensieri malsani creati dall'abitudine, come quelli dei criceti quando non hanno un cazzo da fare. Cioè, così sempre. Terzo, riportai il mio divano a divano sofà e gli dissi: «Guarda, c'ho una promozione primavera, ve lo restituisco, dai, a metà prezzo». Quarto, mi imposi di ridurre il cibo, di depurarmi, nonostante il mio corpo non fosse sempre d'accordo con me stesso, devo dirlo, ma trattenni anche il respiro per poter potenziare i polmoni, esercizi di trattenimento di respiro per fortificarli. Quinto, senza divano? Beh, senza divano sono stato costretto a fare ginnastica, ma era l'unico modo per affezionarmi al pavimento e sedermi per terra come un guerriero indiano, tranquillo, sereno, pronto. Sesto, leggevo un libro al giorno su argomenti che non conoscevo, di cui fino al giorno prima, dai, non me ne fregavo un cazzo. Sesto, settimo, all'ora delle preghiere, io che sono ateo non osservante, beh, facevo una preghiera buddista, una cattolica, una musulmana e una cubana. Perché? Eh beh, perché dopo, voglio dire, non si sa mai, non si sa mai come va a finire, eh? «Sì», ma disse il mozzo, «ma hai mai pensato, voglio una donna?» «Certo, ma se uno si autoproclama diverso e in autogestione, signori, l'autogestione l'ho portata fino in fondo in maniera radicale. Poi ho messo altre regole ancora, dopodiché ho finalmente ritrovato me stesso, ma con mia grande sorpresa mi sono scoperto che, oh, ero un altro. Non sono andato ai festeggiamenti finita la quarantena, no, 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 no. Vedi, tutto ciò che si può avere subito non è interessante, l'attesa rende il desiderio più potente. Mi avevano tolto la primavera, ma io...
Io ne avevo 1.000 di primavere, 1.000, 100.000, tutte dentro di me. No, non sono andato ai festeggiamenti, sono andato anzi nell'unico luogo dove non si faceva baldoria, nella sede centrale dei testimoni di Geova. Stavano tutti lì, tristi, depressi, sconfitti. E io allora ho spalancato la porta e ho gridato: per l'apocalisse! Ip, ip! Poi dopo, guarda, sono partito anche per il cammino di Santiago de Compostela all'incontrario, in senso inverso. Cosa vuoi? Io sono un comico, spaventato, ma guerriero, eh?